manipolare, toccare, osservare, gustare, giocare, ma anche comprendere, riflettere e dunque apprendere. Scoprire al museo e con il museo i saperi dell'ambiente, gli oggetti e i loro nomi, i gesti e gli strumenti degli antichi mestieri, la forgiatura di un coltello e la lavorazione di una pietra, i codici e le tecniche dell'arte, le forme, i colori, i simboli. I segreti della lavorazione del pane e del vino, gli odori della madia e della cantina, i suoni della natura, le tracce degli animali e l'impronta dell'uomo nel paesaggio, la cultura della castagna, le risorse per la vita in un villaggio preistorico e gli spazi suggestivi in un castello medievale. Mettere in gioco le mani, i sensi e il pensiero, attraverso i percorsi didattici del Museo Diffuso del Mugello e della Val di Sieve. Nei poli espositivi del sistema museale, operatori esperti realizzano con i ragazzi attività che consentono di scoprire e conoscere il territorio del Mugello. Finalità culturale dei musei è la promozione e la valorizzazione dei saperi e dei caratteri identitari che trovano espressione nel patrimonio storico, etnografico, naturalistico e artistico locale. Nel Centro di Documentazione Archeologica di Sant'Agata e nel Museo Archeologico di Palazzuolo sul Senio, i ragazzi scoprono le tecniche di scheggiatura della selce, di accensione del fuoco, manipolano gli utensili preistorici, riflettono sul significato delle pitture rupestri, modellano l'argilla e apprendono le tecniche della metallurgia. Attraverso il Museo della Civiltà Contadina di Casa d'Erci, con l'antico Molino Faini a Grezzano, il Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio e la mostra permanente della Sant'Agata, artigiana e contadina di Leprino, i ragazzi possono incontrare e sperimentare le tradizioni del Mugello rurale tra collina e montagna. Fanno il pane e riconoscono le varietà e le qualità del miele. Scoprono la lavorazione di fibre naturali come lana e canapa. Vedono un paese animato e le antiche botteghe artigiane. Thank you.
Nella villa di Poggio Reale a Rufina si svelano le tecniche tradizionali di coltivazione della vite, le operazioni di cantina, gli oggetti legati al commercio e al consumo del vino. Le antiche città murate di Scarperia e Firenzuola rappresentano uno spazio ideale per coniugare storia del territorio e produzione artigiana. Il Museo dei Ferri Taglienti e la Bottega del Coltellinaio a Scarperia, così come il Museo della Pietra Serena a Firenzuola, offrono la possibilità di capire il passaggio della materia al manufatto grazie ai saperi, le abilità e la fatica di esperti e artigiani. Avvicinarsi all'arte e ai suoi diversi linguaggi, stilemi e significati è possibile presso il Museo delle Manifatture Chini a Borgo San Lorenzo. La raccolta di arte sacra di Sant'Agata è il Museo di Arte Sacra e Religiosità Popolare di Vicchio. Si può giocare con gli scarabocchi, creare stemmi, manifesti o vetrate di carta colorata, sperimentare lo spolvero e la tecnica dell'affresco, scoprire simboli nascosti, imparare a leggere colori e gesti nei dipinti. Nel Museo del Paesaggio Storico dell'Appennino, ospitato nell'antica abbazia vallombrosana del X secolo a Moscheta, Firenzuola, i ragazzi imparano a leggere le principali trasformazioni del paesaggio appenninico dal Medioevo ad oggi. Anche grazie alla splendida cornice ambientale, i ragazzi vestono i panni di naturalisti alla scoperta di segni tanto familiari quanto spesso sconosciuti. Imparano a riconoscere le impronte e i versi degli animali, gli alberi dalla loro corteccia, le foglie dalle loro nervature. I musei rappresentano quindi una preziosa risorsa educativa e didattica per la scuola e per gli operatori del territorio. Favoriscono un approccio interdisciplinare ai saperi dell'ambiente e consentono di insegnare ed apprendere attraverso metodi attivi e partecipativi. L'organizzazione delle esperienze all'interno dei musei, infatti, segue la logica laboratoriale del fare, dell'interrogare, dell'investigare, dello scoprire. L'offerta didattica, proposta da operatori specializzati, prevede molteplici percorsi per ogni museo ed è differenziata per fasce d'età, dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore. Le attività nei musei costituiscono tuttavia un momento educativo fruibile anche nell'extrascuola
e nel tempo libero e suggeriscono la possibilità di estendere e arricchire le attività di ricerca al di fuori del museo, nel territorio.